Molto spesso i pazienti o comunque le persone non sanno dare risposta a dei sintomi che magari possono essere anche generici, no? Banali, Certo. ma che in realtà magari possono nascondere dietro delle patologie, a volte semplici, ma altrettante volte possono essere Possono essere patologie patologie complesse, patologie complesse e preoccupanti, complicate. talora anche preoccupanti. Sì, indubbiamente, come ho già avuto modo di dire nel corso degli altri incontri, il sintomo è un segnale che l'organismo lancia, come a dire, ho un problema, cerca di capire che cos'è. E allora, sono sintomi che solitamente stanno sopra, è come la punta dell'iceberg, sotto ci stanno a volte anche patologie importanti e che si manifestano come fra i primi segnali, si manifestano con un sintomo che è per talora anche intenso e che però deve essere interpretato perché non è giusto, come per esempio il caso di oggi, astenia vuol dire che uno si sente stanco. Ecco, tra le altre cose, molto spesso può capitare, no, di avere dei periodi nella nostra vita in cui ci si sente stanchi, Particolarmente spossati, stanchi, col sì. mal di testa, oppure di punto in bianco, senza un reale motivo, si dimagrisce. Anche quello è un sintomo, il calo ponderale sicuramente è un Sono altro tante sintomo. piccole cose, sia il prurito, alle quali molto spesso è anche difficile fare una diagnosi e dare una risposta. Quindi oggi cercheremo di capire. Certo. Passando insieme, oggi facciamo un sintomo, mano a mano ne stiamo Ne faremo passando degli altri, degli certamente. altri, quindi oggi parleremo della stanchezza, che in termine medico viene definita come astenia. Astenia. Astenia appunto è un. Ripeto, tutti noi, come giustamente diceva lei, abbiamo passato dei periodi più o meno contenuti in cui ci siamo sentiti particolarmente giù. Ma quello che deve, diciamo, stimolare l'attenzione e qualche volta anche preoccupare è quelle stanchezze senza una ragione apparente. Cioè, no, ho fatto l'influenza, sono stanco perché sono ancora convalescente e sto recuperando le forze. È un discorso. Ho lavorato tanto, ho dormito poco, per cui sono stanco. C'è sempre una ragione. Ho mangiato male, sono stato male, per cui oggi sono a terra. Ma quando invece ci sono queste stanchezze senza una apparente ragione che giustifichi la stanchezza, allora bisogna porre un'attenzione più profonda, più approfondita.